Buongiorno a tutti, buongiorno anche ai cittadini che sono intervenuti. Io volevo fare una premessa che credo sia molto importante. L'aumento che era previsto sulla Tari dal 20 a un massimo del 30% non era un aumento, diciamo, che veniva posto in essere così giusto per, ma perché deriva da una percentuale di riscossione che noi abbiamo sulla Tari, che è una delle più basse, diciamo, per quanto riguarda i punti dell'area nord. Cioè noi attualmente incassiamo, riscuotiamo il 36% della tariffa. Quindi le esigenze di bilancio quasi imponevano questo aumento, che è stato, diciamo, eliminato grazie all'intervento della Commissione, sia dei commissari di maggioranza ma anche di quelli dell'opposizione che sono intervenuti, attraverso, diciamo, questo taglio importante. Ed è un taglio, diciamo, che servirà anche non solo per garantire quello della tariffa, diciamo, degli anni del 900, ma servirà soprattutto anche a gestire una diminuzione di quelle che sono le tariffe delle attività commerciali, che oggi rappresentano, diciamo, un qualcosa di molto, di troppo alto, che non ci permettono di poter comunque, diciamo, gestire. Perché non dimentichiamo che noi attualmente abbiamo una tariffa tale che si compone del 40% per le 5 abitazioni e per il 60% per quanto riguarda le attività commerciali, che credo sia attualmente oggi un'aliquota sproporzionata rispetto a noi. Questo taglio quindi ci permette non solo di calmierare quello che è, diciamo, l'aumento della tariffa, ma ci permetterà in futuro di poter intervenire su queste aliquote affinché si possano abbassare anche quelle delle attività commerciali. Grazie.